Banco Alimentare dell'Emilia Romagna, che ha sede a Imola, è nato ufficialmente nel 92 proprio come fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus. La missione, lo scopo del Banco Alimentare è quello di raccogliere alimenti, prodotti alimentari, poi distribuire a persone povere, indigenti, persone bisognose. Vengo dalla provincia di Taranto, studio all'Università di Ferrara ed è il settimo anno che faccio la colletta alimentare. E niente, ogni anno è una grossa soddisfazione. A livello locale la colletta alimentare negli anni è cresciuta moltissimo. Solo 4 anni fa avevamo 10 punti vendita nella zona che noi chiamiamo Argenta e Molinella. Oggi i punti vendita sono 27, quindi i volontari coinvolti sono molto, molto di più, i negozianti coinvolti sono molto di più. Da quando sono piccola che mio padre mi prende, mi porta con sé tutta la giornata e niente, poi fin da piccola era lui la mia coscienza, anche se la intuivo vagamente come portata del gesto, però dall'università mi è stata fatta una proposta più concreta, soprattutto a me, e quindi ho detto di sì. La colletta alimentare che si svolge, ormai quest'anno è la 15ª edizione, è una delle attività che il Banco Alimentare svolge e che si svolge in una giornata all'anno. Però è un'attività molto importante, perché solo in Emilia Romagna in un giorno si raccoglie il 14% di tutto quello che viene raccolto durante l'anno. Quindi è un'attività che ha un suo peso e una giornata che ha un suo peso. In scala nazionale si stima che con l'apporto di più di 100.000 volontari e più, mi pare, ecco, proprio direi, più di 8.700 punti vendita che partecipano, insomma, ci siano almeno 5 milioni di persone che gratuitamente offrono una spesa in questa giornata. La cosa più bella è vedere la faccia della gente quando ricevono la busta, cioè quelli pronti a donare hanno un cambiamento sul volto, cioè veramente, cioè forse la più grossa soddisfazione è quella, vedere appunto le persone mettersi a disposizione dell'altro. I primi che noi coinvolgiamo sono gli universitari, anche perché non hanno problemi con la scuola, con gli orari, eccetera. Le scuole invece le coinvolgiamo in un altro modo. I ragazzi o vengono alla mattina accompagnati dai docenti, e questo succede sia ad Argenta con le scuole medie, sia a Molinella con ragioneria, oppure vengono al pomeriggio accompagnati, e qui vengono anche quelli più piccoli, i bambini delle elementari, vengono pomeriggio accompagnati dai genitori, da alcuni insegnanti, oppure dal cioè dal parroco, dalla parrocchia, dal catechismo, da chi c'è nel paese, insomma. È una giornata su tutto l'anno che ti chiede tutto, è una cosa eccezionale, ma il tutto viene chiesto anche ogni giorno. È un gesto di carità alla fine che viene chiesto alle persone e prima di tutto a noi. Quindi se non ci siamo noi, se non c'è la nostra coscienza, non lascia il tempo che trova.